Buongiorno a tutti. Inizia ora questo webinar, il cui titolo è BPM 4.0, il process mining al servizio delle aziende. Io sono Filippo Alpa, sono 20 anni ormai che lavoro presso Adfor, che è una società di consulenza indipendente da più di 30 anni sul mercato, e sono ormai parecchi anni che ci occupiamo del tema BPM. Giusto una precisazione: il materiale che vedrete durante questo webinar è un materiale che verrà poi inviato ai partecipanti, appunto, e insieme a un link per la con la registrazione del webinar stesso. Quindi ci fossero problemi o nella visione delle slide o nell'ascolto di questo webinar, sarà possibile rifruirne al termine dello stesso. Assent metterà a disposizione, appunto, sia il materiale che la registrazione. Partiamo. Di cosa parliamo oggi? BPM, faremo un breve excursus storico sulla tematica e sulla gestione, diciamo, dei processi di business, per arrivare a quello che abbiamo chiamato BPM 4.0, il process mining. E vedremo all'interno del process mining quali sono le modalità e le funzionalità principali utilizzate, che sono il process discovery, il conformance checking e il process enhancement, per arrivare poi alle conclusioni di questo webinar. Partiamo dall'excursus storico. Questa prima slide, volendo, è un po' una forzatura, sapendo che il concetto di, cioè, l'industry, ora siamo all'industry o all'industria 4.0, ha subito una serie di evoluzioni negli anni 1.0, 2, 3, 4.0. Abbiamo provato a fare un parallelo con la gestione dei processi aziendali. Il primo passaggio, volendo, per il BPM sarà un po' una forzatura, però Industry 1.0 si considera l'inizio quando c'è stata l'introduzione del vapore e quindi il lavoro ha iniziato a essere meccanizzato. La data è il 1789, con il primo telaio a vapore, e all'epoca ovviamente il BPM non esisteva. Non esisteva la gestione dei processi di business. Cos'è che esisteva? Solo una verifica che i lavoratori impegnati nella catena di montaggio, impegnati, scusate, nella catena di montaggio, impegnati in fabbrica, eseguissero le loro attività nel modo corretto. Quindi una versione molto semplice. Proseguendo, si arriva a quello che abbiamo chiamato Industry 2.0. L'Industry 2.0 è connotata dall'introduzione dell'elettricità nei vari processi e quindi nasce quella che è la prima catena di montaggio elettrica nel 1870. BPM pari passo, diciamo 2.0, e qui, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, inizia veramente a svilupparsi la tematica del BPM, però ovviamente è limitata, soprattutto vista con l'ottica e con gli occhi dei giorni nostri. Quello di cui si occupava il BPM era la gestione delle catene di montaggio in modo efficace, efficiente e corretto, soprattutto quando i compiti dei singoli lavoratori erano ripetibili. Nel tempo, questa gestione è stata estesa anche ad altre aree aziendali, come vendite, marketing. Quindi i processi oggetto di interesse del BPM si sono estesi da quelli meramente produttivi a processi trasversali e più gestionali. Il terzo passaggio è l'Industry 3.0,
si ha con l'avvento del computer e dell'automazione. Quindi, pian piano, attività manuali ripetitive sono state sempre più svolte da robot piuttosto che da umani. Qui siamo alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, ha portato all'introduzione di quelli che sono gli ERP. E passiamo alla fase 3 anche del BPM. Quindi la gestione di tutti quelli che sono i processi aziendali si basa sulla modellazione e sulla comprensione dei processi, allo scopo, come sempre, di rendere più efficiente. Gli ERP hanno cercato di aiutare nella, appunto, automazione per quanto riguarda i processi ripetibili, per aumentare la produttività e alla fine i profitti. Molte volte, diciamo questo ce lo portiamo dietro ancora oggi, l'introduzione di un ERP lega ai processi che il software stesso, diciamo, ha embedded al suo interno. Tanti ERP non solo aiutano nella gestione di certi processi, ma forniscono anche, diciamo, una linea guida di processo che di conseguenza poi è stata adottata dalle aziende nella loro gestione delle tematiche soggette agli ERP stessi. Ma arriviamo ad oggi. Oggi Industry 4.0. Se ne parla parecchio. Cosa consiste? Qual è l'innovazione portata da questa nuova generazione di tecnologia? Ora le macchine diventano, diciamo tra virgolette, intelligenti, quindi comunicano tra loro, scambiano informazioni, si possono controllare tra loro in modo indipendente. Questo è fatto tramite dei sensori che in tempo reale raccolgono dati e li trasferiscono su un server che può essere localizzato presso l'azienda stessa, ma anche in cloud. Tutti questi dati che sono disponibili alle aziende, cosiddetti big data, altro termine che molto usato nei nostri giorni, permettono di effettuare tutta una serie di analisi che portano a fare quella che si chiama la manutenzione predittiva, cioè cercare sulla base di tutti questi dati e sull'esperienza di avvenimenti precedenti di attivare azioni correttive prima che un potenziale evento dirompente possa andare a impattare i processi e le procedure e la produzione se si parla di fabbriche manifatturiere. Questo ovviamente ha portato a un cambiamento e a un molto veloce e sostanziale in tutti i settori. Tutta questa nuova, chiamiamola intelligenza o perlomeno tecnologia a disposizione delle imprese, ha portato a un'accelerazione molto spinta verso nel rapporto che si ha con i propri clienti, che siano clienti finali, ma anche per il B2B vale lo stesso. Quindi tutto questo aumento di velocità porta a una necessità di avere cambiamenti sempre più rapidi. Questo porta a livello industriale spesso alla modifica o almeno al ripensamento del business e degli obiettivi che un'azienda si vuole porre. Ormai essere indietro, diciamo, o non direttamente connessi con questi rapidi stravolgimenti che stanno avvenendo ai giorni nostri, può portare un'azienda a trovarsi fuori mercato.
e il BPM 4.0. Fino alla versione precedente, il BPM si occupava principalmente di processi di back office, stabili, ripetibili, i vari order to cash piuttosto che PR2PO, tutti i vari processi gestionali di back office erano, diciamo, il pane quotidiano per chi doveva gestire processi. Al giorno d'oggi questi processi, gli stessi processi, ma soprattutto altri che andiamo a vedere a breve, sono diventati molto più dinamici e soprattutto molto più rivolti al cliente. Quindi il processo che prima era un processo interno di back office diventa un processo che spesso è visibile al cliente, per cui la velocità di reazione e di modifica dello stesso è fortemente cambiata. Ormai, con l'avvento delle nuove tecnologie, quello che diventa centrale è il cliente. Quindi, in questa nuova era di digital transformation, dove tutte le aziende stanno andando verso un approccio digitale e sempre più, oltretutto, non on-premises, ma in cloud o in soluzioni in outsourcing piuttosto che mantenere ormai mantenere presso on-premises le strutture, il cliente, dicevo, diventa centrale. E quindi per far sì che un'azienda riesca a, diciamo, mantenersi sul mercato, deve cambiare l'ottica, mettere il cliente al centro. Quindi l'attenzione si deve spostare su processi più dinamici che soddisfino le esigenze del cliente e, come si dice in termini non tecnici, ottimizzare quello che si chiama il customer journey, cioè l'esperienza del cliente stesso. Quindi tutto questo porta a un cambiamento di ottica e di obiettivi primari per il BPM. Meno focalizzazione su processi stabili, ripetibili, spesso di back office, alla gestione di processi dinamici rivolti al cliente e dove deve essere presa in considerazione tutto il processo, dal suo punto di partenza alla fine, quindi è chiaro, l'esempio più chiaro se si parla di aziende dove il cliente è un cliente finale, senza andare a pensare a Amazon, dall'approvvigionamento alla risposta alle richieste del cliente, alla spedizione, al pagamento, tutto questo è un unico processo da un certo punto di vista, che è quello che il cliente vede, quindi è quello su cui l'azienda è giudicata. Quindi il BPM, per stare dietro a questa forte evoluzione che è in corso in questi anni, deve trasformarsi e non più limitarsi a analizzare dati di processo dell'ultimo anno, dove fondamentalmente nell'ultimo anno nulla è successo. Sono processi che cambiano velocemente e l'ottica finale è la soddisfazione del cliente, che per estensione diventa l'ottica dell'impresa stessa. Se il cliente è soddisfatto, rimane o torna. Se il cliente non è soddisfatto, cambia. Anche questa elevata facilità di cambiamento nell'approvvigionamento di beni o servizi va a dare un'ulteriore accelerata alla necessità che le aziende hanno di uniformarsi e di inseguire, da un certo punto di vista, il cliente stesso. In quest'ottica di stravolgimento e di accelerazione improvvisa verso il mondo digitale, nasce
quello che è chiamato il process mining. È una metodologia che nasce in ambito universitario con il Process Mining Manifesto pubblicato nel 2009, pubblicato nel 2009, quello che vedete sotto è un estratto di questo manifesto. Il guru, il punto di riferimento di questa metodologia è Will van der Alst, che è un professore di Process Data Science presso l'Università di Aachen in Germania in collaborazione con università olandesi. Quindi nasce nel Nord Europa e, come dice il manifesto stesso, il process mining è una disciplina giovane, parliamo del 2009, quindi siamo più di 10 anni fa, che sta tra il data mining e l'intelligenza computativa di calcolo da una parte e un più standard classico, parlando in ottica BPM, il process modeling, cioè la modellazione e l'analisi dei processi dall'altra parte. Questo era l'obiettivo che nel Process Mining Manifesto si sono posti i metodologi, i professori universitari che hanno scritto tale documento. Ma che cos'è il process mining? Il process mining è quello che si vede in questa slide, è una specie di ponte che va a unire due aspetti che fino agli anni precedenti l'introduzione di questa metodologia tendevano a essere sufficientemente separati. A sinistra abbiamo il BPM classico, quindi la gestione dei processi, la modellazione, un'analisi basata su questi modelli. Spesso questo lavoro, una volta, era fatto strettamente cartaceo, veramente si dovevano riunire in una stanza le persone esperte in una certa materia o in un certo processo e provare con loro a disegnare quello che era il flusso logico del processo da monitorare. A destra abbiamo qualcosa di, tra virgolette, un pochino più nuovo, però rimaniamo sempre l'analisi dei dati classica, partendo dal data mining, quindi la ricerca e la messa a disposizione di una grande quantità di dati, un'analisi data centrica, business intelligence, statistiche, dashboard, tutte informazioni, tutti i dati che erano a disposizione, ma sconnessi dai processi. Il process mining si pone appunto come obiettivo quello di fare da ponte tra l'analisi dei dati e l'analisi dei processi, cercando, e questo è l'obiettivo, di combinare i punti di forza di entrambi. Quindi il data mining di suo estrae, come dicevamo prima, una grande quantità di dati, ma spesso vengono estratti percorsi astratti come regole o alberi decisionali, non slegati dal processo. Dall'altra parte, il process modeling, spesso, perlomeno inizialmente, gestito manualmente, quindi si disegna un processo. Il disegno di questo processo può diventare facilmente obsoleto, quindi essere slegato alla realtà. Molto complesso è, chi di voi ha seguito questo genere di attività lo sa, spesso è già complesso col process modeling disegnare, diciamo, il processo corretto, senza eccezioni, senza deviazioni, senza varianti. Già spesso diventa complesso riuscire a disegnare un modello di processo. Cosa fa il process mining? Mette insieme questi due mondi, quindi crea dei modelli di processi partendo da cosa? Partendo dai dati. Volendo, è un approccio opposto, il BPM o il modeling almeno, aveva un approccio top down. Io disegnavo il modello desiderato piuttosto che
in essere, poi eventualmente andavo a lavorare a livello di sistemi e di organizzazione per riuscire a dare una soddisfazione a quel modello. Col process mining diventa bottom-up. In realtà, quindi, io parto dai dati e partendo dai dati ricostruisco quello che è il processo. E non dati come nel modeling, dicevamo prima, si fa solo la combinazione corretta senza varianti o con al massimo una variante. Il process mining, partendo dai dati, mi mostra quello che veramente succede, che può, nel migliore dei casi, essere strettamente connesso o collimare in massima parte con il modello di processo che ho definito, ma talvolta può indicarmi dei processi differenti. In partenza, qui senza andare a analizzare, non diciamo neanche che sono migliori, peggiori, giusti o sbagliati. Mi dice cosa è successo davvero. Quindi il process mining va un po' a cambiare l'approccio tradizionale del BPM. I dati ovviamente sono necessari, il modello certo che può servire, però potrebbe anche essere desunto solo partendo dai dati. Cosa vuol dire questo nella realtà? Il mio modello di processo, spesso idealizzato. Ecco qua. Secondo me questo posto è così. Uniamo un'analisi dei dati. Dashboard. Ah, benissimo, tantissimi dati, giorno, temperatura, minima, massima, ora dell'alba, tramonto e tutti gli altri dati, tantissimi dati. Ma in realtà, quindi a sinistra abbiamo quello che possiamo considerare il process modeling, il mio disegno di processo. A destra quello che ricavo col data mining, business intelligence dashboard, tantissimi dati. Ma il process mining cosa mi va a dire? La realtà. Che come si può vedere non è spesso identica al disegno che abbiamo fatto in fase di modellazione del processo. E ci mostra anche come i dati da soli, a sé stanti, nudi e crudi, aiutino poco a capire qual è la situazione reale. Il process mining può essere utilizzato fondamentalmente in tutte le imprese, indipendentemente dal livello di maturità dei processi aziendali. Ovvio, e questo è un vincolo di cui parleremo anche in una slide successiva, se parte dai dati, un requisito minimo è che ci siano dati. In questa slide vediamo quattro quadranti, quando le direttrici sono la consapevolezza e la conoscenza dei processi in verticale e in orizzontale la disponibilità di dati. Partiamo da sinistra. Dove ho bassa disponibilità di dati e bassa consapevolezza, sono in un'area, fatemi fare un esempio, non lo so, la definizione del budget. Definizione del budget spesso non si appoggia su strumenti informatici che forniscano una gran quantità di dati, scambi di mail, riunioni, verbali. Quindi la disponibilità di dati a livello informatico, ovviamente, è molto ridotta. Lo stesso è il processo. È un processo che, svolgendosi in modo così destrutturato, è complesso da definire e disegnare. Qui il process mining, in unione, diciamo, con lo
il BPM più tradizionale, diciamo, serve a capire, uno, se sono processi che meritano l'attenzione. Quindi capire se è un processo che avviene, come diceva l'esempio del bacio, una volta l'anno, senza o con scarsi supporti informatici, destrutturato, potrebbe individuare questi processi come non oggetto di un approfondimento e di un'analisi, ovviamente per un loro miglioramento. Nel caso in cui si decide comunque siano processi degni di essere monitorati, i primi step saranno quelli di costruire o trovare il modo di recuperare le informazioni necessarie per poter definire, disegnare e avere dati per questo processo. Considerate che, poi nel seguito vedremo esempi fatti con uno degli svariati tool che ci sono sul mercato per la gestione del process mining, ma un po' tutti, diciamo, hanno alcune funzionalità che vedremo sono comuni a praticamente tutti i tool che ormai sono sul mercato, dicevo. Qui quello che serve è capire cosa intercettare. Per farvi capire, i dati potrebbero essere non solo, esempio più eclatante, il log o i dati estratti da SAP. Semplice, SAP è un prodotto maturo, ha già un log, diciamo, fatto bene nell'ottica process mining, un log sufficientemente ricco con le informazioni non solo minimali necessarie per il process mining, ma anche con parecchi attributi. Tool di process mining possono recuperare anche i dati proprio dal sistema, quindi un utente usa Word piuttosto che Excel. Che cosa sta facendo, che tasti clicca. Quindi il recupero dei dati in qualche modo può essere aiutato, ovviamente in questo caso, dall'obiettivo finale. Io qui conosco poco il processo e non ho dati. Quindi cos'è che mi serve? Questo è l'obiettivo che ci si deve porre per un processo che si posizioni nel quadrante in basso a sinistra, nel quadrante individuato dal define. Salendo, andando verso l'alto, il quadrante digitize è un quadrante che va a coprire una serie di processi di cui si ha un'alta consapevolezza, quindi si conoscono questi processi, ma non sono naturalmente dotati di un log o di dati a disposizione facilmente recuperabili. Qui la prima strategia è digitize, cioè la digitalizzazione, quindi il fare in modo che almeno i dati minimali possano essere recuperati per poter valutare la congruenza di questo processo con un modello di processo aziendale o con delle best practice di riferimento. A destra, nella parte a destra di questo quadrante, entriamo, non dico nelle funzionalità più avanzate, ma in quelle dove il process mining dà un immediato ritorno, ha già le informazioni minimali, cioè i dati, a disposizione. Dati minimali, che sono veramente minimali. Serve un identificativo per ogni istanza del processo, una descrizione dell'attività, cioè dello step del processo stesso, e un timestamp. Questi sono i tre dati minimali e sono facilmente recuperabili. Se ho, e qui ci poniamo nella parte in basso a destra di questa slide, una bassa consapevolezza del processo, quindi non una conoscenza approfondita dello stesso, ma un'alta disponibilità di dati, si può effettuare quello che si chiama il discover, cioè il process discovery. Quindi non passare quello che dicevamo prima, partire per individuare il modello di processo non con un disegno potenzialmente astratto fatto tramite riunioni che sappiamo essere
time consuming, ma partendo dai dati e quindi vedendo cosa capita. Vedendo cosa capita in realtà, posso disegnare e scegliere quello che secondo me è il modello di processo corretto per la mia azienda. E questo è uno step che tende a essere, fatemi dire, abbastanza veloce. Avendo i dati, il discovery, lo vedremo in seguito, è un'attività che è veramente veloce da effettuare. Nell'ipotesi migliore, quindi siamo nel quadrante in alto a destra, optimize, dove ho un'alta consapevolezza e conoscenza del processo e parecchi dati a disposizione, qui si può lavorare sul processo, quindi andare a ottimizzare il processo e se ci sono delle attività che possono essere individuate come target anche per una sua robotizzazione. Abbiamo citato quello che è il process discovery. Il process discovery, e qui dicevo, gli esempi che vedete da questa slide in poi sono stati effettuati utilizzando come tool Minit, di una società slovacca che si chiama Minit, per valutare le funzionalità dei tool di process mining. Cos'è il discovery? È il discovery proprio, quindi la messa grafica, quello che vedete in questa slide, è stato recuperato prendendo il log di più, in questo caso applicazioni, messe insieme, dati in pasto al tool e una volta dati in pasto al tool, il primo risultato è questo, cioè il processo, adesso qui forse è piccolino, ma in alto a destra c'è start, ci sono tutte le attività. E immediatamente ho l'idea del flusso. Si vedono parecchi dati già da questa slide, ma per ora stiamo parlando di discovery, poi l'approfondimento lo vediamo tra qualche slide. Nel discovery vedo il mio processo esattamente come funziona, come viene eseguito, partendo da dati reali. Quindi, se io non sono a conoscenza del processo, in modo, fatemi dire, relativamente semplice, si riesce ad avere un disegno di ciò che succede. E questo ovviamente è il punto di partenza per successive analisi. Il punto di partenza per cosa? Già solo vedendo questa slide. Molto probabilmente, se io dovessi fatto un'attività tradizionale per il BPM di disegno di questo processo, avrei dovuto, diceva prima, fare delle riunioni, trovare brainstorming, trovare le persone di riferimento, mettere intorno a un tavolo, disegnare il processo. Difficilmente avrei ottenuto qualcosa di simile. Avrei ottenuto, considerando che in questo tool quegli aloni azzurri che vedete intorno alle attività indicano la frequenza delle stesse, benché vada, avrei ottenuto le attività con l'alone azzurro, quindi quelle più frequenti e quindi quelle, forse quelle più facilmente intuibili. Ma tutte le altre attività che non hanno l'alone azzurro e tutte le deviazioni, cioè a volte vado da una parte, a volte vado dall'altro, dei casi che vanno, ci sono dei switch, dei momenti decisionali, oppure a volte si saltano degli step. Questo dimostra come, tra l'altro, in molto meno tempo riesco ad avere un'idea del processo così com'è e non un processo teorico, oppure un processo ottimale. Spesso si disegna il processo ottimale, ma le deviazioni difficilmente si riescono a mettere tutte su carta nel momento in cui si disegna un processo. E questo mostra il vantaggio suo, o un limite del disegno tradizionale dei processi, o un vantaggio del process mining rispetto a questo, a seconda che parte lo si vuole vedere. Partiamo anche dall'altra parte. Data mining. Io in questo processo posso mettere, motivo per cui tutti i vari tool di analytics che sono in commercio, posso mettere controlli. Ma come vedete, non tutti i controlli
non tutti i passaggi da un'attività all'altra sono sempre il 100% dei casi va all'attività 1, il 100% all'attività 2, il 100% all'attività 3 e così via. A un certo punto ci sono degli split, delle divisioni in questo percorso, a volte volute sulla base di regole di business, a volte no. In qualunque punto io metto al controllo, rischio di perdermene dei pezzi. E questo mi permette, per vedere anche sulla parte il confronto rispetto al data mining a sé stante, di capire dove andare a intercettare certe informazioni, certi report, certe statistiche, certi. Ad esempio, pensiamo alla SOD, alla Segregation of Duties. Dov'è che vado a controllare? In due attività di queste, va bene, e ci sono delle attività, e se in qualche istanza particolare di processo io dovessi saltare una di quelle due, lì non faccio controlli. Quindi questa è la prima fase e serve per dimostrare velocemente come funziona e come viene eseguito in realtà il mio processo, in realtà, dati reali. Cosa posso trovare? Solitamente, purtroppo, sono a destra. Trovo quelli che sono chiamati gli spaghetti process, dove il process discovery mette in luce dei problemi importanti. Qua sotto vediamo due esempi di spaghetti process, reali tra l'altro. Questi non sono, fatemi dire, pasticci fatti per dimostrare una tesi. Qui da log reali vengono fuori questo disegno, diciamo, dei processi, tipo spaghetti. L'ottimale è quello di avere dei processi, come dice la parte sinistra di questa slide, a lasagna, cioè processi molto più lineari. E una volta che io sono arrivato a definire dei processi di tipo lasagna, diciamo, posso andare in dettaglio e quindi andare ad analizzare e a fare veramente l'analisi del processo per trovare eventuali colli di bottiglia, le cause delle deviazioni, i comportamenti strani. E ovviamente diventa molto più semplice fare quello che si chiama il process mining di tipo comparativo. Il process mining di tipo comparativo è quello che ci porta a parlare della seconda tipologia, che è quello che è il conformance checking. Conformance checking è quello che permette di confrontare i dati relativi all'esecuzione di un processo con qualcos'altro. Con cosa? Ad esempio, ad un modello predefinito. Io ho già un modello di processo, uno standard BPM, nel formato standard BPMN 2.0, posso confrontare il risultato dell'esecuzione del mio processo con il modello che io stesso avevo definito, per capire se ci sono delle deviazioni, qualche attività in più o in meno, dei salti di attività. Se non ho un modello predefinito, potrei usare un modello tratto da best practice relative al processo in esame. Posso confrontarlo con se stesso. Io ho i dati del 2020, voglio confrontarlo con i dati del 2019. Posso confrontarlo e vedere in quest'anno cosa è cambiato. Meglio ancora se effettuo delle modifiche su questo processo. Dei miglioramenti, posso vedere il risultato dell'esecuzione prima e dopo per capire gli impatti che queste migliorie hanno. In questo esempio che vedete riportato a destra, l'arancione è la parte comune, il blu è la parte solo in una di queste due, solo nella parte, diciamo, del processo che io sto esaminando, quello che è in verde è solo quello presente nel modello piuttosto che nell'esecuzione precedente e così via. E vedo non solo le attività in più o in meno da una parte o dall'altra, ma vedo anche, adesso qui si vede poco i numerini, ma vedo anche quante in più, quante in meno. Qui non si va in questo dettaglio, ma la differenza di durata, se la modifica che io apporto consiste nel, facciamo un esempio, robotizzare un'attività,
quell'attività sarà sempre presente, quello step del processo sarà sempre presente. Però la sua robotizzazione ci si aspetta che porti a un netto miglioramento nei tempi. Il performance checking permette di fare questo confronto non solo a livello di cosa c'è e cosa manca, i box verdi e blu, ma anche di fare questo confronto sulla numerosità, sulle durate, sull'impatto finanziario e così via, tutta una serie di altre direttrici di analisi per valutare gli scostamenti. Effettuato il process discovery, quindi se non nel caso in cui non fosse già stato chiaro come il mio processo doveva girare in modo ottimale o come gira nella realtà, si può effettuare l'analisi dei singoli processi, andando in drill down in estremo dettaglio per valorizzare, valutare tutti i punti di miglioramento che ci possono essere. E questi spesso sono quelli che vengono chiamati mal di pancia, colli di bottiglia. Qui non utilizzando il process mining e i tool che ci sono a disposizione, è facile individuarli e di conseguenza poi ci sarà da rimuoverli. Problemi di durata, un processo che dura troppo. Le attività che possono essere candidate per essere robotizzate. E questo sicuramente nel tool che abbiamo usato per il Minit, si può valutare quali sono le variabili che hanno un impatto sull'andamento del processo, cioè quali sono le variabili che vanno a, diciamo, allungare o che accorciano, o che cioè, sono molto meglio o molto peggio della durata media del mio processo. Lo fa il sistema da solo, questo almeno, se non riconosco tutti i tool ovviamente. Quindi magari si scopre che quel processo per un particolare cliente, piuttosto che per un particolare bene, piuttosto che in una particolare città o nazione, è più o meno performante rispetto alla media. Per cui può essere usato o come best practice se va meglio della media, piuttosto che come punto di attenzione e di intervento nel caso in cui, opposto, in cui ci siano dei problemi legati a un particolare prodotto, un particolare ambito, una particolare filiale, una particolare sede, nazione e così via. Cosa possiamo arrivare a dire alla fine? Il process mining, secondo l'ultimo report di Gartner, il mercato è limitato, volendo, a 25 fornitori e 19 di questi che sono presi in esame da Gartner nel suo ultimo report coprono il 95% del mercato globale. Si stanno individuando, diciamo, i fornitori, i best player all'interno di questo mercato. Nel 2018 c'era un valore di mercato di 160 milioni di dollari. La previsione indica un per 3 o un per 4 e addirittura Markets and Markets dice che crescerà nei prossimi 5 anni al 50% anno. Vuol dire che questa metodologia nata in ambito universitario, con tutti i pro e i contro, il rischio che rimanesse una metodologia fine a se stessa. No, questa metodologia ha iniziato e sta continuando a prendere piede. Ed è previsto una sua applicazione sempre più elevata nei prossimi anni. Dove l'istogramma a sinistra dà il confronto tra il 2018 e il 2020, sempre meno nel business process improvement. Sull'auditing e compliance è stabile, va di moda. Quindi process automation e digital transformation sono quelle che hanno preso piede in questi ultimi 2 anni. Attenzione, digital transformation, process automation, la robotizzazione è molto bella. Non è, spesso non è la soluzione di tutti i mali, ovviamente. Tante volte, e tramite le modalità di simulazione che sono presenti nei tool, si può anche valutare, diciamo, in anticipo che l'automatizzazione
di un'attività dove risparmio vento, mezza giornata di lavoro per ogni istanza di processo, mi va a creare un tappo nell'attività successiva. Quindi non, le risultanze sono, non è così automatico il miglioramento legato all'automazione e alla robotizzazione dell'attività. Comunque questa è la direzione, gli ambiti in cui il process mining viene usato. E come si vede invece nella parte di destra, il discovery, qui i confronti sono 2017, 18, 19 e 20, gli ultimi anni con la stima, il discovery, che è la prima parte un po' più veloce e diciamo che viene effettuata quando non si conosce bene il processo, è sempre meno rilevante. Questo spero stia a significare che c'è una conoscenza sempre migliore dei processi aziendali. Aumenta la parte di conformance, ma soprattutto aumenta la parte di enhancement, cioè di miglioramento dei processi. Ad oggi, questo è curioso, nella storia, fortunatamente i numeri anche qua sono in crescita, la percentuale di successo dei progetti legati al process mining è solo del 50% negli ultimi 5 anni. Fate conto che si parla da un 30 e adesso arriva a un 60-65, quindi va migliorando. Ma perché? 4-5 anni fa il problema erano i dati. Il process mining si basa sui dati. 4-5 anni fa non erano molte le applicazioni, tool, i sistemi che fornivano dei log, dei dati direttamente utilizzabili da un tool di process mining. Quindi la sfida dei 4-5 anni fa era riuscire a trovare e gestire nel modo migliore possibile i dati necessari per l'applicazione di questa metodologia. Superato questo problema, siamo arrivati all'analisi genericamente. I tool a disposizione non fornivano ancora quella profondità di analisi che al giorno d'oggi permettono di avere. Quindi, una volta fatto il disegno del processo, si rimaneva in un e adesso. Il tool non aiutavano. Sì, avevo un disegnino, ma come faccio a capire come intervenire, dove intervenire, qual è il problema? La mancanza di funzionalità avanzate di analisi è stato uno dei, 2 o 3 anni fa, è stato una delle principali cause di fallimento dei processi di progetto. Un paio d'anni fa, qual era il progetto? Bene, adesso ho i dati. Benissimo. Li analizzo. Per chi? Una presentation semplice per appunto presentare i risultati delle attività legate al process mining era carente in pratica, nella maggior parte dei tool sul mercato. Quindi ho fatto un bellissimo studio approfondito, probabilmente anche corretto. E ora come faccio a dimostrare tutto questo al management per prendere le azioni successive? Boh, non avevo qualcosa che mi aiutasse la presentation. E oggi? Qual è il problema di oggi? Oggi sembra quasi un controsenso, ma ci torniamo più sulle soft skill che sul process mining in sé. Oggi serve coraggio, perché l'implementazione di tutte le evidenze e le risultanze di un progetto di process mining richiedono a volte scelte alternative e sicuramente costi e il tempo per farla. In un mondo che cambia così rapidamente è necessario spesso avere il coraggio di intraprendere questa azione. E poi la confidenza, quindi che le soluzioni apportate siano positive, i benefici che porteranno, sapendo che in generale vale per molte altre temi, ma parlando di process mining, in realtà è iterativo. Una volta che io sono arrivato a risolvere o a migliorare un mio processo, non ho terminato. Quello è il punto di partenza per il passo successivo.
abbiamo terminato, adesso lascio lo spazio per questi ultima decina di minuti per domande che potete fare utilizzando l'apposita sezione di GoToWebinar. Dunque, una domanda, la leggo visto che le vedo solo io. Prima abbiamo parlato di Customer Journey, ma cos'è il Customer Journey e che impatto ha con il PPM? Posso portare su questo un esempio, un case study che viene anche mostrato, insomma, niente di privato, di segreto. È il case study di una istituzione finanziaria che ha deciso di mettere nel suo portale la possibilità di richiedere prestiti direttamente da parte dell'utente, modalità self-service. Benissimo. Sperando così di automatizzare, di sgravare le loro filiali da parte di lavoro, arrivati al termine del primo periodo e dopo il primo assessment, è stato valutato che il tasso di successo di queste dei prestiti richiesti tramite questa nuova funzione era praticamente lo stesso di quello che dei tassi prestito richiesti direttamente presso gli sportelli dello stesso istituto. E allora il dubbio è stato: ma non è servito a niente? È inutile? Applicando il process mining a questo specifico processo, si è visto che è vero che la media dei prestiti alla fine concessi era la stessa, ma era parecchio diverso, vi erano tante casistiche e in particolare c'era quello che è emerso, che in una particolare zona geografica il miglioramento era dallo standard intorno al 45%, era intorno al 65%. Quindi in una che era poi una grossa città, questo ha portato a un netto miglioramento, a un netto aumento dei prestiti concessi da questo istituto. Dall'altra parte, andando a sezionare praticamente i casi, quindi esaminando il customer journey, cioè esaminando appunto il percorso che l'utente, che il cliente faceva per arrivare dal momento in cui effettuava la richiesta tramite portale al momento della decisione, diciamo, se concedere o meno questo prestito, erano parecchio differenti. Quello che è emerso, che sembra alla fine una stupidata, è contrario volendo all'obiettivo iniziale, era che il tasso di successo relativo ai clienti che erano stati ricontattati dall'istituto stesso, quindi loro effettuavano la richiesta tramite questo portale, se il cliente non veniva ricontattato, quindi veniva valutato in modo nudo e crudo quello che i documenti anche che il cliente aveva inserito, c'era un tasso di successo e quindi di concessione di prestiti molto più basso che nei casi in cui il cliente, per qualche motivo, dimenticava un passaggio, veniva ricontattato dall'istituto e il tasso di successo si incrementava di una quota abbastanza rilevante. Alla fine, questo sembra quasi un controsenso, automatizziamo tutto. È stato automatizzato, il processo è stato cambiato in modo tale che diventasse vincolante il ricontattare il cliente. Quindi il processo, a un certo punto, anche se, fatemi dire, non c'era niente da comunicare al cliente, in ogni caso veniva ricontattato e questo ha aumentato il tasso di prestiti che terminavano con successo. Domande. Sì, adesso una domanda è relativa a cosa è stato utilizzato per
per effettuare questa presentazione. Ripeto, le slide che avete visto, i grafici sono stati prodotti utilizzando il prodotto Minit. È uno dei prodotti che anche secondo Gartner è il top di mercato, uno dei principali player del mercato. Non ha, come anche altri tool, non ha solo le funzionalità che abbiamo visto. Nel tempo ovviamente si è evoluto e sta continuando a evolversi e quindi ha una serie di ulteriori funzioni che possono essere utilizzate senza andare. Non è una presentazione nell'ottica di strumento. Quindi. Buongiorno. Dunque, terza domanda. Mi occupo di RPA. Partner di UiPath e trovo difficile coinvolgere clienti a intraprendere un percorso di automazione. Il process mining appare essere un valido strumento. Ha suggerimenti per sensibilizzare prospect, vale anche per PMI e piccole imprese italiane? Ecco, su questo, adesso vi leggo la domanda perché voi non le vedete, solo per questo. In Italia, purtroppo, questo vuol dire. I processi vengono di moda quando o c'è qualche certificazione che un'azienda vuole ottenere, oppure vengono di moda e sono dei requisiti stringenti nel campo finanziario, è successo già da un po' di anni, per cui vengono di moda, hanno dei momenti di fulgore, diciamo, ma il vero entry point, il vero approccio è fondamentalmente purtroppo col mal di pancia, come si dice. Quindi non spesso non c'è un approccio strutturato alla gestione dei processi. Vale anche per la nostra realtà, la nostra esperienza, una gestione completa, non diciamo seria, diciamo completa. I processi non prevede il correre dietro alla problematica momentanea che c'è in quel momento o al correre dietro a una normativa che è da soddisfare e quindi porta alla compilazione di documenti, vengono definiti i processi, ma poi non vengono gestiti, magari non vengono neanche monitorati. Quindi la domanda è una domanda che è veramente complessa. E piccole e medie PMI e piccole imprese italiane, nello specifico, le PMI e piccole e medie imprese italiane, diciamo che hanno da un certo punto di vista una semplificazione dovuta al fatto che alcuni player internazionali che offrono tool di process mining hanno come target grosse aziende e lo si capisce anche dal costo delle loro soluzioni. Quindi si riduce molto l'ambito dei tool da usare, spesso però si corre dietro alle esigenze del momento, che siano normative o che sia un problema specifico su un processo. Quindi la sensibilizzazione non è semplice e spesso arriva, come ripeto, dal mal di pancia o da enti normativi esterni che obbligano, o per normativa o se vuoi certe certificazioni, ad avere almeno la mappatura dei processi, almeno. E spesso ci si ferma qua. Questa è nostro limite, se vogliamo, culturale, cioè in Italia spesso si fa le cose che si devono fare. Si fa fatica sicuramente a sensibilizzare potenziali clienti sulla tematica. Non vedo altre domande al momento. In ogni caso, se
l'altro riceverete insieme alla registrazione, ci sono i contatti, quindi se dovesse emergere qualcosa a disposizione. Grazie a tutti per la partecipazione e buon proseguo di giornata.